Non è ancora uscito sul mercato ed è già sulla bocca di tutti. Il nuovo sparatutto di EA e DICE è stato accusato di inesattezza storica, di essere arrivato sul mercato senza buona parte dei suoi contenuti di gioco, di aver introdotto a forza la componente femminile e chi più ne ha più ne metta. Ma dopo il successo di Battlefield 1 e l'insuccesso in buona parte di Star Wars Battlefront 2, EA e DICE un pochino se lo dovevano aspettare. Anzi, alcune scelte stilistiche, alcune scelte che sono state effettuate durante la fase di sviluppo di Battlefield 5 sono state anche in parte pilotate, sono state in parte influenzate da quello che ha detto la fanbase di Battlefield 1 e di Star Wars Battlefront 2. È bene però chiarirlo fin da subito, Battlefield 5 non è un disastro, anzi è un ottimo gioco, è un ottimo gioco per tantissimi punti di vista che cercheremo di spiegare nella nostra video recensione completa di Battlefield 5. Poco più di 16 anni fa arrivava sul mercato Battlefield 1942, sparatutto in prima persona sviluppato da DICE e pubblicato da EA, che rivoluzionò il genere, introducendo tra le altre cose veicoli e velivoli di ogni genere. E dopo 16 anni DICE torna dove tutto ebbe inizio, nel teatro bellico offerto dal secondo conflitto mondiale, con un gioco che, sin dai primi trailer, ha fatto storcere la bocca a chi sperava di poter giocare un vero e proprio simulatore storico, fedele in tutto e per tutto all'epoca storica a cui fa riferimento. Dopo Battlefield 1, ambientato in un contesto praticamente inedito come quello della Prima Guerra Mondiale, DICE ha voluto stravolgere leggermente il realismo storico concentrandosi maggiormente sul fattore divertimento e su alcune novità a livello gameplay atte a migliorare quanto di buono visto appunto nel capitolo precedente. Prima però ci teniamo a spegnere definitivamente la polemica sulla presenza del genere femminile all'interno del gioco. Come specificato anche da DICE, Battlefield 5 non mira all'assoluta accuratezza storica. Ciò nonostante la presenza delle donne nella Seconda Guerra Mondiale e nei conflitti che l'hanno caratterizzata è più radicata di quanto si potrebbe pensare. Se masticate un minimo l'inglese vi consigliamo di dare una sbirciata alla versione testuale di questa recensione, trovate il link in descrizione, dove vi abbiamo linkato alcune pagine Wikipedia in inglese appunto, che vi spiegano qual è stato il ruolo delle donne all'interno del secondo conflitto mondiale, nei vari teatri e nelle varie nazioni che hanno preso parte al conflitto. E magari vi consigliamo di aprire anche un po' la vostra mente, siamo nel 2018, non nel bel mezzo dell'Inquisizione spagnola. Procediamo analizzando la campagna. Battlefield 5 vanta una delle più belle introduzioni del suo genere, ma d'altronde Battlefield 1 aveva già fatto scuola con la sua sequenza introduttiva. E lo stile della nuova sequenza ricalca proprio quello della vecchia, proiettandoci nei panni di un soldato dopo l'altro. Vite stroncate su più fronti sparse in tutto il mondo per ricordarci, e per ricordare anche alle nuove generazioni cos'è veramente la guerra. Atti di eroismo, persone comuni che con le loro azioni hanno ribaltato le sorti dei conflitti, morte, dolore, sofferenza. Divertimento quindi, ma con la dovuta dose di rispetto ad un conflitto che ha cambiato il volto del mondo. La campagna è al momento composta da tre atti, ben diversi da quanto però offerto dal comparto multigiocatore, che come al solito è il vero centro focale di quanto offerto dal titolo. E a dire la verità i primi due atti non ci hanno fatto proprio impazzire, si tratta più di azioni in stile Commandos che non lasciano intuire la vera natura di un conflitto mondiale, quanto più l'importanza delle missioni di singoli o pochi uomini. Non è male il fatto che tali missioni lascino un discreto grado di approccio, non si tratta di esperienze su binari utilizzate come semplice riempitivo, ma di vere e proprie missioni da affrontare con criterio e con un certo grado di creatività, se vogliamo. E siamo sicuri che gli appassionati di first person shooter le troveranno emozionanti e ben strutturate. Un po' meglio la terza missione che ci cala sul fronte francese con diversi soldati a nostro fianco e meccaniche di conquista simili a quelle che sperimentiamo sulle mappe online. Giocando le tre missioni e rispettando determinati obiettivi sbloccherete oggetti da utilizzare nell'attesa di poter giocare anche la quarta e ultima, non lo sappiamo, parte della campagna non ancora rilasciata da DICE. Volendo potete affrontare ogni missione con quattro diversi livelli di difficoltà. Come dicevamo però, la campagna è una mera introduzione al multigiocatore. Il comparto online fa tesoro di quanto visto in Battlefield 1, ampliandolo e migliorandolo, offrendo delle mappe che non hanno nulla che invidiare a quelle del suo predecessore. Ma quali sono le novità a livello gameplay che ci aspettano? Per cominciare, DICE ha optato per ridurre la scorta di munizioni a disposizione e anche di limitare la capacità di cura spontanea. Si tratta di stratagemmi atti a spingerci sempre di più verso il gioco di squadra e verso l'utilizzo delle varie classi a disposizione, 4 in tutto. Il medico non è più fondamentale per rianimare i compagni di squadra, ma è comunque più efficiente in tal senso, essendo più veloce a rimettere in piedi i giocatori. Il supporto è più veloce degli altri a ricostruire fortificazioni, divenute in questo capitolo ancora più varie e spesso fondamentali per la difesa di punti sensibili. Lo stesso discorso si applica anche alle altre due classi, assalto e ricognitore. Nessuno è indispensabile, ma ognuno eccelle in un campo rendendosi utile alla performance di tutta la squadra. Avanzando con i livelli poi ci sono le specializzazioni di classe, ad esempio il supporto può diventare geniere specializzandosi nelle riparazioni, o mitragliere, utile a sopprimere i nemici sotto tempeste di proiettili.
proiettili. Anche il sistema di punteggio e il respawn sono realizzati appositamente per premiare il gioco di squadra. Ogni singolo kill o azione sul campo di battaglia vi assegnerà una quota variabile di punti che dipenderà dalla peculiarità della vostra azione. Respawnare e uccidere un nemico che stava attentando alla vita di uno della vostra squadra, ad esempio, vi garantirà punti extra. I punti accumulati nei match vi permetteranno di avanzare di livello, sbloccare armi ed eventuali modifiche per le stesse e vari accessori. Con una certa costanza arriverete a personalizzare al massimo le varie classi. Persino i veicoli hanno un loro ramo di abilità e ancora non abbiamo fatto cenno alla personalizzazione. Ci sono vari capi di vestiario caratterizzati unicamente da un cambio a livello estetico e da un grado di rarità, il che ci introduce ad un altro punto fondamentale. Non ci sono casse premium. La crescita dei personaggi non sarà alcun modo influenzata dalle casse come succedeva in Battlefront 2, un gioco che nonostante le sue qualità è stato palesemente svantaggiato e in parte abbandonato dalla community proprio a causa delle casse premium. Dovremo sudarci quindi tutti i potenziamenti o le varie armi di livello superiore giocando con criterio, con costanza e portando avanti gli obiettivi di squadra. Quest'ultimo punto dipende molto anche dalla modalità di gioco scelta. Indirizzarsi verso Battlefield 5 per lanciarsi nel team deathmatch non è proprio la scelta più felice, ma c'è comunque spazio per varie modalità. Torna operazioni su vasta scala, una modalità piuttosto lunga che si dipana lungo più giorni di conflitto, 3 in tutto con un eventuale spareggio, quindi una quarta giornata. Le risorse a disposizione dipendono dall'andamento dei giorni precedenti e le mappe risultano ancora più dinamiche e impegnative, con obiettivi e compiti di vario genere. L'altra modalità che mette in campo 64 giocatori è Conquista. Lunghi match che, come suggerisce il nome, sono incentrati sulla conquista e sul mantenimento di posizioni strategiche sparse in mappe di gioco piuttosto grandi. Per chi invece vuole staccare la spina da questa modalità, c'è sempre la famiglia di partite definite fanteria, che alternano dominio, prima linea e team deathmatch. In ogni caso ritroviamo vari elementi cari ai fan, come tipologie di veicoli e velivoli, postazioni fisse e mobili, scenari di guerra che si distruggono e mutano a seconda di quello che sta succedendo. Alcune mappe di gioco sono davvero incredibili. Rotterdam è una delle nostre preferite, con i suoi canali, la rete ferroviaria che offre una via alternativa e con i suoi palazzi ricchi di finestre. Difficilissimo muoversi per i vicoli, ogni punto è ottimo per tendere agguati e muoversi in gruppo può rivelarsi estremamente pericolosi. Anche Arras è davvero incredibile, ci proietta nelle campagne francesi con meravigliosi campi di fiori gialli che stonano con il concetto stesso di guerra, risultando quasi disturbanti. Le mappe in tutto sono 8 e vengono sfruttate per tutte le modalità di gioco prima elencate. Arras, ad esempio, è la terza fase di operazioni su vasta scala, dopo 2 fasi ambientate nella mappa denominata Acciaio Fuso. Sta di fatto che il numero è più che sufficiente. Prendere dimestichezza con tutte vi richiederà diverse settimane di gioco, perché ognuna, grazie al suo level design, offre spunti per strategie di ogni genere. Per quanto riguarda il gameplay e il feeling dei veicoli, buona la differenziazione delle varie armi da fuoco, ognuna caratterizzata dal suo rinculo, da una certa gittata, cadenza di fuoco e altre caratteristiche. A detta dello stesso team di sviluppo sono state studiate velocità di volata, traiettoria balistica, cadenza di fuoco, coefficienza di resistenza aerodinamica, decadimento del danno, danni base dell'arma, dispersione e rinculo, un bel po' di caratteristiche. Inoltre è stata posta particolare attenzione anche alla qualità dei repari e alla capacità dei proiettili di perforare. Ripararsi dietro pareti sottili, magari in parte demolite da esplosioni precedenti, potrebbe non essere una buona idea. Buono anche il feeling dei veicoli, più o meno in linea con quanto visto in passato. Pilotare aerei non è banale, ma riuscire ad effettuare un bombardamento radente supportando al meglio i compagni a terra è una gran soddisfazione. Nota in parte dolente e in parte positiva sul sistema di respawn, già preso di mira da diversi giocatori. Ritrovarsi in situazioni spiacevoli, dove spiacevoli potrebbe significare sotto il fuoco incrociato o nel mirino di un cecchino, è fin troppo facile. Non ci dispiace la possibilità di respawnare a fianco dei membri della propria squadra, che magari sono in una posizione più avanzata della mappa, perché va ad aggiungere dinamismo all'azione. Ma a causa della piega che talvolta assumono le azioni proprio di alcuni membri, il sistema può portarci a perdere minuti preziosi e a sprecare le risorse della squadra morendo in continuazione. Sul comparto tecnico non c'è molto da dire, nel senso che in praticamente ogni contesto il gioco è quasi impeccabile. Le mappe, come già accennato, sono sbalorditive, idendicasi per i veicoli e per la caratterizzazione dei vari soldati, grazie anche alle varie personalizzazioni previste. Il comparto sonoro stesso non è da sottovalutare. I rumori dei proiettili che fischiano sopra le nostre teste, le esplosioni, le urla dei feriti, l'eco che si può apprezzare in tunnel, condotti o all'interno di cabine di treno o strutture metalliche, tutte aggiunte che valorizzano tantissimo l'azione, rendendola ancora più immersiva. I nostri test sono stati effettuati su un PC dotato di una GTX 1060, anche in QHD il gioco riesce a mantenersi quasi stabile sempre intorno ai 60 fps, magari con qualche limitazione agli effetti, ma nulla di trascendentale.
In definitiva, EA e DICE hanno in buona parte imparato dai loro errori, lanciando un capitolo della serie che, nonostante le polemiche a cui facevamo cenno inizialmente, riesce a divertire e ad intrattenere con partite multigiocatore lunghe e ben congegnate. Le novità non mancano sia a livello di gameplay che di gestione delle varie classi, e le nuove mappe sono, almeno a nostro avviso, ben strutturate e particolarmente complesse. All'uscita però Battlefield 5 sarà in parte castrato. Fino a inizio dicembre o addirittura gennaio non arriverà Venti di Guerra con i suoi nuovi campi di battaglia, identicasi per il quarto capitolo della campagna, l'ultimo Tiger. E ancora manca Tempesta di Fuoco, la modalità Battle Royale di cui magari non vi frega nulla, ma a conti fatti, essendo una delle modalità di gioco più apprezzate del momento, già presente al lancio in uno dei suoi principali competitor, la sua assenza si fa sentire. C'è anche da dire che, tralasciando la breve campagna, le modalità presenti e le 8 mappe sono più che sufficienti a garantire settimane se non mesi di divertimento, e l'idea di avere nuovi contenuti gratuiti, attenzione, a cadenza regolare non può che giovare alla longevità e alla continua freschezza del titolo. Per questa recensione di Battlefield 5 è tutto. Se questo video vi è piaciuto e ci state seguendo da YouTube, ricordatevi di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart World Gaming.